Salve ragazzi e benvenuti anche oggi per un nuovo video. Questa è la boss fight finale, almeno credo, di Cult of the Lamb. Precedentemente vi ho fatto vedere le mie boss fight, però senza cam. Qua in questo caso per l'ultima ho voluto fare una cosa un po' diversa, quindi con commento e cam. Questo sarà il primo tentativo di oggi, che non è il primo assoluto, in realtà è il secondo. Ci avevo provato qualche giorno fa, ma non era andata benissimo. Sto giocando ad hard e vediamo un po' come va a finire la situazione. Quindi so un po' cosa aspettarmi, però fino a un certo punto. Ci vogliono 20 seguaci per fare il rituale per l'ultimo boss. E ha varie fasi, già questo ve lo posso anticipare, vediamo un po' come va a finire. Ci butta qua, dove possiamo scegliere tra tre armi e tre curse, tre abilità, tre spell. Come vi ho già detto anche nel video, diciamo li consiglia, sicuramente l'ascia è l'arma migliore. Almeno io ritengo che sia l'arma migliore. Poi, questo tre proiettili in uno... Ice Pillar, Freeze Enemy on Int, Convoke, Eruption, Power Tentacles. Guardate, l'ideale sarebbe che ci fosse quella che dà l'invulnerabilità e la OE, che è veramente fortissima, però vabbè. Vediamo un po', secondo me... Andiamo. Boh, proviamo con questa. Nessuna delle tre mi entusiasmava particolarmente, comunque. Vediamo se ce la facciamo subito oppure no. Certo, c'è tutta la scenetta dove lui vuole che praticamente noi ci sacrifichiamo dopo aver fatto il culto. Chissà cosa succede se noi accettiamo, cioè finisce il gioco. Però vabbè, noi ci rifiutiamo. Refusiamo e quindi combattiamo. Se accettiamo, che succede? Allora, lui prima ci manda i suoi scagnozzi. Baal. Ah, già ho preso un danno. Anzi, non gioco da tre giorni, quindi già un po' sono un po' arrugginito. Mamma mia, è già una merda. Ok, questo tentativo già lo possiamo cestinare, mi sa. Perché prendo danni? In realtà è una cazzata questo primo minion, eh? Manda i minion e fa questi attacchi, poi fa questa roba. Insomma, è abbastanza easy. Ho preso un danno e mezzo inutilmente. Questo già caga più il cazzo. Poi i proiettili. Perché ho preso il danno? No. Non va bene, ragazzi. Bisogna arrivare a no hit praticamente. Molto più avanti. Con questi due minion non bisognerebbe prendere proprio danno. Sprecata. No, vabbè. Si vede che non ci gioco da un paio di giorni. Eh?
Non è difficile per niente. Anche tre colpi si riesce a dare. Va bene, dai. E che spuntano subito. Che schifo. Proprio brutto, proprio brutto. E già lui è pericoloso. The one who wants, want to wait. Non ce la faccio. Okay. No. No, sono coglione. Vabbè, niente. Sto dormendo. Questo tentativo ve lo lascerò probabilmente tutto. Però ora da ora in poi, insomma, taglierò qualcosa, perché sennò non ha senso il video. Immaginate se dovessi morire 100.000 volte. Quindi lascerò dei tagli, quello. Quindi, secondo tentativo del giorno. Vi ripeto, non è molto difficile in realtà, però. Lasciaci. Knockback and poison. Proviamo questa. Knockback and poison. Vai, skippiamo perché ormai abbiamo visto tutto. No hit, che è un'ottima cosa. Allora, tre di questi, uno, due, tre. E tre di questi. Poi questo che ti segue. Poi questo che ti segue. Tre di questi, vabbè, è veramente easy, eh. Cazzo. Non so se l'ho preso. Forse lui non si avvelena, però. Quindi questo potere è una merda.
basta essere molto calmi e pazienti. 4 stavolta. Easy. Bisogna essere solo pazienti. Ora c'è lui. Pallina di merda. Tre colpi. Ok. Pallina di merda. Uno, due. Tre colpi. Pallina di merda. Uno. No. Aculei. Ho aspettato troppo. Vabbè, ci accontentiamo. Uno, due. Ah, potevamo fare tre colpi. Palline. Che fai adesso? Non mi ricordo. Boh. Palline diverse. Vabbè, ok. Così. Merda. Io odio quando bisogna schivare le palle. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok. Palle. Palle più incazzate. Uno, due. Non mi ha preso, bene. 1, 2, 3. Non riusciamo più a colpirlo tanto. Non sa bene. Fa schifo sta skill che ho scelto. Devo scegliere qualcosa che faccia più danno diretto. Che poison o non poison. Palline. Ok. Uno, due, tre. Dai. Serve solo pazienza. Non è finita. C'è un'altra fase. Mi ero morto la primissima volta. Spero sia l'ultima, onestamente. Spero sia l'ultima. Molto Cthulhu. Molto bello. You are corrupt, false idol. No, tutti i miei seguaci crocifissi. Non mi ricordo che sparano, mi pare. Casino. Vedete, la comunque la lascia un range del Cristo. Bella. Si è messo nell'angolino. Ho paura perché non so che come le tira fuori. E ora? Di nuovo. Ok, ci muoviamo in senso orario. Una cosa furba. Quando loro strizzano l'occhio vuol dire che stanno per sparare questo veleno.
l'occhio. Strizza l'occhio. Strizza l'occhio un po' un cazzo. Ok. Vabbè. Che succede adesso? Si incazza. Bisogna schivare come i pazzi. Abbastanza tranquilla in realtà. No. No. Mi devo mettere in posizione di merda. Corriamo, corriamo, corriamo. Ho stoppittato una sola volta. Alla fine. Per adesso. Avessi scelto una... una course migliore sarebbe stato meglio. È inutile, competente e inutile questa che ho scelto. Che fai adesso? Altre palle? Porca troia. Va bene, dai. È solo molto lungo, devo dire. Se si è pazienti. Ultima fasissima, ultima. Che cazzo succede? Ah, basta? Tutto qua? Mi sa di sì. È uscito l'achievement. Ah! Ma come? C'era una persona? You have supplied me a vessel no more instead of crown bearing deity. Damn love. Quindi c'era un minion dietro tutto ciò. I'm at your mercy. Vorrò essere, diciamo, con una revenge, con una vendetta, oppure merciful cover. Spare murder. Ah, spare perché? Puoi anche tu servirmi. Venite, amici miei, vi ho salvato. Adesso potete continuare a pulire i cessi. Oh. Vediamo che succede. Sacrifice reborn vessel. Ascend one more. Take a true form. Thank you for playing a noble discipline. GG. Ragazzi, questo è un gioco veramente molto carino. Però
come ho detto tante volte anche in altri video, è un roguelike molto atipico perché ha una storia e finisce a un certo punto, quindi non è quel roguelike che giocate 100 volte, vi fate la run, GG. Però è molto molto consigliato. Alla fine la boss fight finale sì, è molto lunga, però se siete pazienti è easy in realtà. Basta essere attenti, concentrati e schivare. I pattern sono molto fissi, non è così complicato. E dopo che il gioco è finito, voi potete probabilmente continuare a gestire il vostro campo, tutte le vostre cose, e continuare a giocare. Però di fatto il gioco poi finisce qua, perché non ha molto senso continuare. Lo potete fare proprio come fosse un simulatore, un SimCity o un gestionale, no? Continuate, magari riposizionate tutto il vostro campo, giocate un po' come se fosse un Animal Crossing. Quindi questo è il boss finale. Speak to the one to wait. Pathetic Lamb. Ah, lui mi insulta anche. Vabbè, accettiamola questa. Vabbè ragazzi, il gioco è finito, ora chiudo il video ovviamente. Ovviamente già mi ero rintrippato a continuare a giocare. Quindi questo è Cult of the Lamb. Spero che il video vi sia piaciuto, che le boss fight vi siano piaciute. Ci sarà anche una recensione in questa playlist che nel momento in cui sto registrando non ho ancora fatto, però arriverà anche la recensione. Grazie di tutto, ci becchiamo alla prossima ragazzi, e come sempre statemi bene. Ciao ciao!